Sono Maria Maddalena, Rigoni Ster, ma in famiglia mi chiamavano Neni, come la nonna paterna, essendo stata l'unica ragazzina in famiglia a quel tempo che la nonna era deceduta e ho preso il suo nome. Questo nome, maiden name, che non mi piace tanto, preferisco che mi chiamano Maria o Maria Maddalena. Sono nata al 15 di agosto, pensate un po', ho compiuto 92 anni e sono attiva perché cerco da tenermi da conto me stessa, la casa, che sia sempre in ordine, ricevere anche tante persone che ho piacere di parlare con loro. E la mia vita con le giornate scorrono sempre bene e tranquille, serene, con tanti ricordi. Chiudi adesso, rispondo. Scusami, sai. Pronto? Ehi Dani, ma guarda che c'è qua Stefano Corsini che mi intervista. Siamo appena tornati dal termine. Siamo andati a mangiare al termine, sai? Ah, tutto bene, felicissimi, felicissimi. Anche lui, abbiamo parlato anche di te, che arrivi domenica. E lui è venuto oggi per trovarmi, perché dopo cominciano le scuole. Beh, non importa, quando arrivi la tua mamma sarà in attesa di riceverti. Penso che hai scelto bene venire lunedì. Tutto va bene là? I bambini, ho parlato molto anche di voi, dei bambini che ho e che sono contenta di voi. E qui, guarda, c'è Stefano che ti saluta tanto. È a piacere perché mi sta facendo un'intervista dei ricordi di quando ero giovane, sai? E poi quando ho conosciuto papà e vuole anche vedere un violino del papà. Ecco, sai che ti manda anche salutare Paolo del Termine. E anche, sì, tutto bene. E anche qui quello della valle, Strasabosco, che è venuto a tagliarmi l'erba oggi, perché oggi ha tanto piovuto, sai. È qua di dietro che taglia l'erba. Allora ci sentiremo, ma vedi il tempo è cambiato, che è molto freddo. E penso che anche se venite con un po' di roba pesante, state bene. Non roba leggera, sai? Sì, perché adesso ha cambiato la temperatura. Grazie che hai telefonato. Allora Stefano ti manda a salutare con un grande abbraccio a tutti. Grazie Danny. Love you. Take care. Baci. Love you. Thank you again. Bye bye. Ma guarda un po'. Allora, continuiamo la nostra storia. Eravamo arrivati che ero la quinta di cinque fratelli. C'era Gian Antonio, era nato del 16, c'era Giuseppe, che era nato del 19. Mario del 21, Romualdo del 25 e io del 27. Dopo di me c'è stato Ilario e Arrigo più giovane. Il resto nella mia famiglia ho molti ricordi, c'era sempre tanta allegria, eravamo tanti. Bambini anche nella vecchia casa di Via Monte Ortigara. Era un piacere di avere dei vicini di casa che erano sempre
disponibili anche quando che quel tempo non si aveva lo zucchero a casa e si andava in prestito di una chicchera di zucchero a quei tempi. Allora, i miei ricordi di famiglia sono molti. La mamma, purtroppo, quando io ero una ragazzina aveva cominciato con l'artrite deformante, che avevo 10 anni, e era stata ricoverata all'istituto di Mesa Selva per molti, molti mesi, poi ritornata a casa, e io da ragazzina ho sempre tenuto da conto la mia famiglia e lavorato tanto perché eravamo una famiglia grande. Però in tempo di guerra, dopo papà, che aveva fatto l'Accademia dei Sottufficiali di Modena e poi dei cadetti, dei sottufficiali di Modena e dei cadetti di Caserta, era ufficiale, e quando che noi siamo andati sul lastrico per dover vendere tutte le proprietà per pagare i rifornitori, che noi si aveva un grande negozio ad Asiago, proprio in piazza, la Avevate una bottega in centro bottega d'Asiago. di generi alimentari, che andavano tutti col libretto, che era tempi di miseria, che nessuno non aveva modo di pagare. Per pagare i rifornitori abbiamo dovuto vendere tutte le proprietà che avevamo, oltre che le due case, boschi e malghe. Allora, papà, avendo fatto il corso di ufficiali, aveva fatto domanda al governo, è stato ammesso a 57 fanteria a Vicenza. Quei soldi della decade, credo che si chiama decade, la paga di ufficiali. Non sono sicura, ma credo così. Mandava un po' di soldi allo zio Barba. Rispondo? Rispondo? Certo. Dopo dimmi dove sono arrivata. Pronto? Ehi! Enrico, mi ha appena telefonato il Beni. Allora, sai che ho qui Stefano Corsini e mi sta facendo un'intervista adesso perché vuol fare un compact disc dei ricordi di famiglia, sai? E siamo tornati dal Termine, dove Paolo del Termine vi manda a salutare. È stata una bella giornata anche se pioveva. No, ma è molto freddo. È una giornata fredda, ma per fortuna adesso ha smesso di piovere e c'ho qui l'Ori della Valle che sta tagliando l'erba qui dietro nell'orto, sai, perché è venuta alta. Allora, guarda, è stato bello sentirti perché Stefano Corsini ti manda anche lui salutare, perché you keep in touch per internet, vero? Facebook, allora metterà qualche fotografia su Facebook, così mi vedrai su Facebook. Tutto bene? Allora, buona domenica, happy Sunday day, è bello là, bella giornata. Qua ha fatto la tempesta, freddo e non è piacevole. Ad ogni modo con Stefano è stata bello a ricordare tutti i ricordi di famiglia e adesso sto anche ricordando quelli di quando ero giovane. Allora, e dopo ricorderò anche papà. Allora volevo dirti che Danny partirà lunedì, mi ha telefonato. Sì, ecco,
la settimana prossima. Sì, love you. Thank you so much. Baci alla Katie e saluti anche da Stefano. Ciao, thank you, have a good Sunday. Bye bye, love you, bye bye. Mi telefonano tutti i giorni, sai? I miei figli mi telefonano tutti i giorni dagli Stati Uniti. E io Bene. ci dico a loro che non si preoccupano per la mamma, perché io ho molti amici e molte persone che mi vogliono bene. La mia mamma è quella ragazza a destra, assieme con una sua amica, quando era giovane. Poi, questa era in fase di malattia, con l'artrite deformante, e papà era ufficiale che aveva fatto la scuola di Caserta, era del 57 fanteria. Allora, questi sono i miei figli che vivono negli Stati Uniti, Enrico e Daniel. Era stata fotografata nell'86, quando sono andati a trovarla l'ultima volta. E poi c'è Mario, che questa me l'ha data la famiglia, per ricordo, dopo che era deceduto. E quello è Mario giovane col suo amico Olmi. È una bellissima foto che ho molto ricordo. Va bene. Poi ci sono i miei nipoti. I miei nipoti, i miei pronipotini, e così si va avanti con la famiglia. Ho conosciuto mio marito Stefano in pochi giorni. Il quarto giorno mi ha chiesto di sposarmi. E io ho detto: ma come faccio a sposarti te? Ho detto che non ti conosco neanche. Poi ha voluto venire a casa a trovare i miei genitori e alla quinta sera ha detto: andiamo al cinema. Siamo andati al cinema e poi in 40 giorni, meno di 40 giorni, ci siamo sposati. Ho sposato John, è stato un grande artista che mai più pensavo, come liutaio e come pittore, perché era molto bravo di disegno. Tanto più che lui era rimasto orfano della mamma, che aveva 4 anni, è cresciuto qui coi nonni e andava a pascolare le mucche dopo che ritornava a casa da Asiago, da scuola, andava a pascolare le mucche. Aveva la grande passione, ma non l'avevano fatto studiare. Ad ogni modo è stato un autodidatta, si è sempre basato su libri, su disegni, e così ho la casa piena di ricordi. Tutti queste pitture che ho qui mi fanno gioia, compagnia e mi piace vivere tranquilla e serena nei ricordi di famiglia. Anche se i miei figli sono lontani, li ho sempre vicini dentro il mio cuore. Quando alla sera, io vado a letto tardi la sera, anche tante volte dopo mezzanotte, perché mi piacciono molto seguire i concerti su Canale 23. Succede qualche volta che i violini sono nelle custodie e durante la notte qualche corda si stacca e salta con un rumore un po' risonante, diremmo. Io mi sveglio così e dico:
Giovanni, sei venuto a trovarmi? Ci troviamo in soffitta dove mio marito stava molte, molte ore qui al suo lavoro appassionato per costruire dei violini. E queste sono le sue forme che erano dentro nei bauli. Questa anche è una forma fatta da lui, è sempre legno pregiato del tempo, che conservo con affetto perché so quanto Giovanni era stato dedicato a questo lavoro molto perfetto nella costruzione, anche come la meccanica. Perché lui aveva anche fatto delle forme piccole di metallo per lavorare questo legno. Poi c'ho anche del legno famoso che è stato qui conservato, che sono pezzi molto molto vecchi di tanti anni, tanto più che questo pezzo così grande è del 1960 e questo è abete di risonanza. Lo faceva venire da una ditta tedesca dalle montagne dei Carpassi. Allora vi farò vedere anche i suoi strumenti, come lui lavorava con gli scalpelli. Quello era un disegno fatto da lui, era molto bravo nel suo disegno. E qui dentro, Stefano, ci sono tutti i suoi scalpelli che lavorava i violini con passione, che viene conservati dentro in questo piccolo armadietto, nel baule. Ci sono altri pezzi conservati, forme, che a quel tempo i primi liutai avevano questo sistema per lavorare il legno. Sono forme antiche, direi, perché hanno molti e molti anni. Poi c'è tanti pezzi di legno che Giovanni conservava con i suoi lavori. Questo si congiungeva, questi due pezzi venivano. Venivano congiunti, che ci sono anche i numeri, sempre per fare i bordi del violino, questo.
sono cose che si conserva sempre con grande affetto nei ricordi che John, lo chiamavano John, conservava nel suo lavoro. Questa è la custodia, la prima custodia che aveva comprato mio marito a quei tempi. Tanti anni sono trascorsi. Adesso vi farò vedere un violino, sempre. Allora, legno di risonanza. Il sopra è abete di risonanza. Sotto è acero. Le fascette sono di acero. Lavoro molto perfetto come il manico. Ogni violino di Giovanni ci metteva anche le sue iniziali. GV. Questi lavori di pazienza che mio marito ha lasciato per grande ricordo. E poi i miei figli li porteranno in America e vedremo. Questo è per ricordo di Mario, che era ritornato dalla prigionia 1945, è stato il giorno della rogazione di Asiago. Qua c'è l'alpino col ferro spinato, reticolato. È una collezione che ci tengo tanto per i ricordi di ogni anno, per questo evento. Allora, parlando di violino, adesso vi parlerò anche un momento dell'archetto, perché non tanti sanno che l'archetto ha molto valore, ma non bisogna mai toccare le crine, perché le crine sono molto delicate. Sono le crine delle code di cavallo, perché l'acido delle cavalle, della coda non va bene. E questo è anche un segreto dell'archetto per i violini o per gli strumenti musicali, sempre dei grandi liutai che confezionano tutti gli strumenti a legno. Ecco, un piccolo pensiero anche per l'archetto, che ha molto valore anche l'archetto. Mio marito amava molto anche le pitture,
pitturare perché ero molto bravo in disegno. E aveva trovato su Chicago, Chicago Tribune, questo pezzo di giornale che quest'opera era stata rubata a Chicago nel museo delle... Aspetta, come si chiama museo? È scritto qua. Mi viene in mente. Non mi viene in mente il museo. Arte Istituto. Ecco, deve cancellare. L'aveva trovata, cioè era stata rubata al museo Arte Istituto di Chicago. Lui, trovando questo pezzo di giornale, ha voluto pitturarla. È una pittura antica che è scritto che è del... del 1905, e che veniva dalle casate del futuro dei Duca di Urbino. Dunque, ecco, questa ragazza qui ha pitturato già. Poi ha pitturato anche Naif. Guarda, il Naif, quella è Silvia Coscina. Quello è un Naif. Va vicino, è bellissima. Prenderla con tutti i suoi dettagli, guarda. Perché ho anche pitture qua sopra, sai? Sai che ho anche pitture qua sopra. Si piaceva molto Venezia. Guarda là, la piazza di San Marco. Con tutti la miniatura di quella gente là, ma guarda, va vicino, la devi prendere quella miniatura là, nella piazza di San Marco. Nonno Rioni Star è il più alto. C'erano quattro fratelli e due sorelle, vicino al nonno e lo zio Barba. Poi c'è lo zio Giacomo, la zia Giacomina, la zia Caterina e lo zio Ilario, perché nella famiglia c'è sempre stato mio fratello che aveva nome Ilario e due nipoti, una nipote di Mario che ha nome Ilaria. Tradizione di famiglia. Prendi questa adesso. Prendi questa. Ero troppo vicino, dai, a me, che io sono una brutta vecchia. Questo è papà e la mamma per i 60 anni di matrimonio con i miei fratelli. Io ero venuta dall'America e mio fratello dall'Australia. Ilario e io, e qui c'è Mario. Mamma e papà, mio fratello Gian Antonio, primogenito, mio fratello Romualdo, dopo di me, e mio fratello Arrigo più giovane e Giuseppe del 1919. Questi sono i genitori di mio padre, mio nonno Gian Antonio Rioni Ster, con la mia nonna. Poi c'è mio papà, poi c'è lo zio Mosè, lo zio Fortunato e la zia Barbarina. Di qua, questi sono i genitori del nonno Tony Stern. E dal nonno Tony Stern passiamo al trisavolo di famiglia di Rioni Stern, che sarebbe il papà del bisnonno. Dopo c'è il trisavolo, come si chiama dopo la quarta generazione? Qui siamo una, due, tre,
tre, quattro, cinque generazioni in queste fotografie. È un ricordo che è molto bello da conservare e ho piacere di averlo e anche da testimoniare le mie famiglie del tempo. Quando Mario è ritornato, io e mio fratello Ilario eravamo sul poggiolo di casa di via Monte Ortigara e sembrava che non arrivava mai quegli ultimi passi per ritornare a casa. Mio fratello Ilario ha sceso le due scale e corsi incontro e ci ha detto: "Che magro che sei, fratello." E l'ha abbracciato. Io, corsa in cucina, ho detto: "Mamma, mamma, fra pochi istanti arriverà Mario e allora siamo tutti contenti." Quando Mario è arrivato in cucina e ha visto la mamma, le è corsa incontro e ci ha detto: "La mamma, io sapevo che ritornavi perché ho pregato tanto per te." Dopo Mario ha mangiato un po', non tanto quella sera perché era stanco, ma voleva farsi un bel bagno. Allora, nel frattempo, la cucina era piena di amici, di persone, forse una trentina, non lo so, e ha detto: "Ben ben, adesso", ha detto, "andate a casa, mi avete salutato e io ho detto ho bisogno a farmi un bel bagno." Allora, nelle case a quel tempo non si aveva la doccia e c'erano i bagni pubblici a pochi passi da noi. Ma ha detto: "Prendi grande mestello e metti sull'acqua a scaldare." Allora ho preparato tutto per lui e ha detto: "Adesso tutti fuori che mi arrangio io. Vai in cerca però, prima di lasciarmi, qualche cosa di fratelli per mettermi almeno quello che ho bisogno per cambiarmi." Allora sono andata nei cassetti, allora c'erano i cassetti, ma non abbondanti o pieni come è il giorno d'oggi. Ho levato un po' di roba di miei fratelli, ce l'ho messa in cucina sulla sedia. Ci ho dato un pezzo di sapone e ho versato l'acqua nel mestello di legno, però prima del mestello avevamo messo tutti i giornali perché mi ha detto dopo aver fatto il bagno che quei giornali bisognava arrotolarli e buttarli giù dalla finestra. Così quando Mario era stato vestito e lavato, mi ha chiamato e ha detto: "Adesso tutta quest'acqua qua buttiamola giù per il gabinetto. Poi con saponina e varichina laviamo bene il mestello con la scopa e con la bruschetta l'interno. Risciacquato, portato via il mestello grande di legno e ho detto: "E adesso i giornali arrotoli su." "E perché?" "Te lo dico dopo, apri la finestra." Allora abbiamo aperto la finestra della cucina e indumenti: "Ah, prendi il manico della scopa e buttiamoli giù anche quelli, non prenderli con le mani." "E perché?" "Te lo dirò domani perché", ha detto. Così ho fatto e poi siamo stati tutti felici e contenti e lui è andato a dormire. Al mattino dopo quella piccola colazione che ha fatto, ha detto: "Andiamo di dietro nella corte adesso. Facciamo un bel fuoco, mettiamo su la caldaia, quella che si scaldava l'acqua per il bucato, e mettiamo dentro tutta la roba per farla bollire." "E perché?" "Perché", ha detto, "nelle cuciture ci sono tutte le uova di pidocchi che purtroppo", ha detto,
Eravamo ridotti così, pieni di pidocchi, e bollendo dopo ha detto, si può, ha detto, anche recuperare quel poco. E difatti quelle poche cose personali che Mario ha sempre conservato, anche il suo cappello d'alpino, ha voluto tenerle per ricordo. Era una persona che lui narrava le cose. E la gente ci piaceva a leggere per la sua semplicità che scriveva, perché poteva leggere un ragazzino di scuola come un professore. Perché Mario mi aveva chiesto qual libro che mi piaceva di più. Io ho detto Sergente della Neve, ma Quota Albania mi piace molto. E la storia del Tenle, ma dopo tutto il resto ha detto: guarda, è sempre bello leggere i tuoi racconti. Sai che nella enciclopedia che ho parla di Mario là. Dopo la tiro fuori e poi tirare giù l'enciclopedia là che ho. Sai? Mi segui? Non mi segui.